Sono estremamente semplici da bilanciare, le prime che vedremo sono su questo tipo. Vi ripeto cosa significa l'insieme di ossidi di riduzione. Significa praticamente che c'è un atomo, una specie atomica che perde degli elettroni, quindi perdendo degli elettroni cosa fa? Aumenta il proprio meno di ossidazione, e questi elettroni persi da questa specie atomica che perde gli elettroni e si ossida vengono accettati da un'altra specie atomica che accettando gli elettroni riduce il proprio numero di ossidazione, e si dice che si riduce, va bene? Allora, diciamo che sono sicuramente reazioni di ossidoriduzione, una reazione che è di grandissimo vostro interesse e che studieremo a fondo nell'ultimo o nel penultimo capitolo di questo corso, le reazioni di combustione. Andiamo un pochettino a vedere. Scriviamo la reazione di combustione del più semplice degli idrocarburi, il metano. Abbiamo praticamente che il metano ha formula CH4, il metano è gassoso, reagisce con l'ossigeno dell'aria in opportune condizioni. Ripeto, ci sarà un capitolo, molte lezioni dedicate ai combustibili, quindi avremo il tempo, diciamo così, di conoscere tutti gli aspetti della reazione di combustione, non tutti, una parte degli aspetti, perché la reazione di combustione tutt'oggi è studiata moltissimo, ne escono sempre cose nuove. Reagisce con l'ossigeno dell'aria e i prodotti della combustione completa, più avanti vi spiegherò cosa significa questa allocuzione, combustione completa, sono l'anidride carbonica CO2 e l'acqua H2O. Adesso andiamo un pochettino a testare il fatto che il numero d'ossidazione di alcune specie è varia. Il numero d'ossidazione del carbonio nel metano quanto è? L'idrogeno ha un numero d'ossidazione più 1, quindi 4 per 1 fa più 4. 4 più x deve essere uguale a 0, quindi x a quanto sarà uguale a? Meno 4, ecco, avevo sentito qualche più 4. Il numero d'ossidazione invece del carbonio, nell'anidride carbonica, quant'è? X più 2 per meno 2 uguale 0, 2 per meno 2 quanto fa meno 4, quindi x meno 4 uguale a 0, quindi x uguale a più 4. Quando parlate di numeri di ossidazione, dovete dire più o dire meno. Se non ci mettete un più o meno, non significano niente, chiaro? Quindi è più 4. Quindi questo che significa? Significa praticamente che il carbonio è passato da numero di ossidazione meno 4 al numero di ossidazione più 4, quindi che ha fatto? Ha ceduto 8 elettroni e si è decisamente ossidato. Va bene? Ovviamente ci dovrà essere qualcuno che si è ridotto. Vediamo chi si è ridotto. Secondo voi chi è che si è ridotto? L'ossigeno, l'ossigeno. Un'altra informazione. La specie chimica in cui è presente l'elemento che aumenta il proprio numero di ossidazione, cioè quello che si ossida, è detto il riducente, perché riduce la specie che si riduce. La specie invece che riduce il proprio numero di ossidazione cosa fa? Ossida l'altro, diciamo così, composto, e quindi è l'ossidante. Quindi questo sarebbe l'ossidante e in questo caso questo sarebbe il riducente. Diciamo che il metano non è interessante per le sue proprietà riducenti, è interessante perché è un composto. Il numero d'ossidazione dell'ossigeno come elemento qual è? Zero. Benissimo, zero. Il numero d'ossidazione dell'ossigeno nell'anidride carbonica qual è? Meno 2. Il numero d'ossidazione dell'ossigeno nell'acqua qual è? Quindi noi abbiamo che l'ossigeno si è ridotto passando da numero d'ossidazione 0 a numero d'ossidazione meno 2. Bene. Adesso però per il bilanciamento di questa equazione di ossidoriduzione, diciamo, non c'è bisogno di ulteriori considerazioni. Perché? Perché guardate un pochettino, questa si bilancia come si suol dire a vista. Cioè a vista che vuol dire? Vuol dire semplicemente che applicando la legge della conservazione delle masse di Lavoisier il bilanciamento è estremamente agevole. Come ragioniamo? Qui c'è un atomo di carbonio, ce ne deve essere uno anche qui, basta, non dobbiamo fare più niente.
qui ci sono quattro atomi di idrogeno, ce ne devono essere anche quattro di qua. Qua quanti ce ne stanno? Qua davanti che dobbiamo mettere? Benissimo, mettiamo. Adesso, quanti atomi di ossigeno stanno qua? Due più? Totale? Quanti ce ne devono essere di qua? Qua quanti ce ne sono? Due soltanto. Quindi qua che dobbiamo mettere? È una cosa molto semplice. Prendiamo, che ne so, un idrocarburo più complicato, per esempio il butano, che ha formula C4H10. Il butano, diciamo così, si presenta in condizioni ambiente, no, gassoso, perché la temperatura di condensazione del butano è 5 gradi, quindi a temperatura ambiente è un gas. Ed è praticamente il gas che è liquefatto ed è contenuto negli accendini. Quindi il butano è un gas, reagisce con l'ossigeno, gassoso anch'esso, e dà origine, come al solito, sempre a anidride carbonica e acqua. Va bene? Allora, ragioniamo un poco, andiamo a bilanciare questa reazione. Ovviamente il discorso che ci sta sull'ossidazione e sulla riduzione è esattamente analogo a quello che abbiamo visto qui, ma questo è un discorso che possiamo ignorare perché, ripeto, il bilanciamento di queste reazioni di combustione, che sono tutti gli effetti delle reazioni di ossido e riduzione, è semplice, lo si può fare a vista, cioè semplicemente applicando la legge della conservazione delle masse. Allora, aiutatemi a bilanciare. Qui quanti atomi di carbonio ci sono? Quindi quanti ce ne devono essere? Qua? 4. E quindi cosa devo mettere qua avanti? 4. Ragioniamo sull'idrogeno. Qui quanti atomi di idrogeno ci sono? 10. Qui quanti ce ne sono? 2. E qui che dobbiamo mettere? 5. Bene, perché 5 per 2 quanto fa? 10. Benissimo, ci troviamo. Beh, mi state seguendo. È una cosa che mi fa piacere. Adesso dobbiamo andare a bilanciare qual elemento? Benissimo. Qui quanti atomi di ossigeno ci sono? 8. Qui quanti ce ne sono? 5. 8 più 5 quanto fa? 13. Ce ne dovremo trovare 13 anche di qua. Cosa dovremo mettere qua avanti? 13 mezzi, benissimo. Vedete ragazzi, io vi ho detto che i coefficienti stoichiometrici generalmente sono dei numeri interi. Qualche volta si usano anche quelli là frazionari. Qual è il caso in cui essenzialmente si usano quelli frazionari? Proprio le reazioni di combustione. Perché chiaramente ragionando su una sola molecola di idrocarburo, poi può venire un coefficiente, diciamo così, frazionario. Ovviamente se a voi le frazioni non piacciono, che fate? Benissimo. Quindi diventerebbe 2 di CH4 più 13 di O2 che vi dà 8 di CO2 e 10 di acqua. È assolutamente la stessa cosa, chiaro? Va bene? Adesso, altre reazioni di ossido riduzione che sono estremamente semplici da bilanciare, sono ad esempio, che vi posso dire, le reazioni di sintesi di un certo, di un qualunque composto a partire dagli elementi. Ad esempio, se noi prendiamo dell'alluminio metallico, quindi l'alluminio è solido, e lo facciamo reagire con dell'ossigeno dell'atmosfera, diciamo che l'alluminio reagisce prontamente con l'ossigeno dell'atmosfera per dare origine all'ossido d'alluminio Al2O3, che è solido. Qualcuno di voi potrà dire: ma io non mi trovo con quello che tu stai dicendo, perché ad esempio vedete questi infissi che stanno qui, questi qua sono proprio di alluminio. Allora qualcuno di voi potrebbe dire: ma scusa, secondo quello che tu dici, questi qua non dovrebbero più restare di metallo, dovrebbero trasformarsi in un ossido che praticamente è un solido ionico. In effetti, diciamo così, la situazione è lievemente diversa. Perché? Perché praticamente l'alluminio si ossida prontissimamente in superficie, cioè è molto molto avido d'ossigeno, reagisce molto prontamente con l'ossigeno. Più avanti nel corso di questo corso capiremo anche perché reagisce tanto facilmente con l'ossigeno. Però
si forma una patina di ossido sulla superficie di questo pezzo di alluminio. Questa patina di ossido è dura, è compatta e aderisce tenacemente al metallo sottostante e quindi inibisce il contatto dell'ossigeno dell'atmosfera con il metallo sottostante. Quindi è il prodotto stesso dell'ossidazione, potremmo dire della corrosione, che protegge il metallo dall'ulteriore incedere della reazione di ossidazione. Anzi, per farli funzionare meglio questi infissi di alluminio, cosa si fa? In officina vengono ossidati in maniera controllata, in una certa maniera elettrochimica che vi spiegherò più avanti in questo corso, in modo da farli ricoprire di una patina di ossido d'alluminio di spessore controllato che mi protegga sicuramente il metallo sottostante e una volta, diciamo così, trattato così l'alluminio, diventa un materiale che praticamente è eterno. Questo era un piccolo inciso. Allora, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che il numero d'ossidazione dell'alluminio, quando è presente come metallo, qual è? 0. E l'ossigeno, quando è sotto forma molecolare, quanto è? 0. Adesso che si è combinato l'ossigeno, che numero d'ossidazione ha? Meno 2. E il numero d'ossidazione praticamente dell'alluminio quale sarà? Meno 2 per 3. Vabbè, si diviso 2. Vabbè, allora, volete già fatto e nudo, mi scocci fa tutto quanto. Allora, questa è una reazione di ossidoriduzione, ma praticamente il bilanciamento è stupidissimo. Perché? Perché qui che abbiamo? 1 d'alluminio, 2 d'alluminio, quindi dobbiamo mettere un 2 qua avanti. Bene, qui noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente 3 di ossigeno, qua ne compaiono 2, quindi qua che dobbiamo mettere? 3 e mezzi. Benissimo. Se vi danno fastidio i coefficienti frazionari, che dovete fare? Vabbè, è chiaro. Quindi, per esempio, altra reazione che è tipicamente d'ossidoriduzione è quella lì, per esempio, di corrosione dei metalli negli acidi, cioè esperienza comune, che se buttiamo dentro una limatura di ferro in una soluzione acquosa di acido cloridrico, la limatura di ferro scompare e si sviluppano delle bollicine di un gas che è idrogeno. Scriviamola questa reazione. Abbiamo Fe solido più HCl acquoso e praticamente i prodotti di reazione quali sono? Il ferro passa in soluzione sotto forma di ioni Fe2+, che diciamo così viene neutralizzato dagli ioni Cl- che stanno in soluzione, quindi abbiamo FeCl2 acquoso più il gas H2 che è ovviamente gassoso. Poiché il gassoso si forma sotto forma di bollicine e si allontana dal sistema reagente, e per denotare che è un gas che si allontana dal sistema reagente che è dato da una soluzione, gli si mette una freccia, questa volta verso l'alto. Benissimo. Quando precipita la freccia verso il basso, quando diciamo così si libera un gas, se ne va verso l'alto e la freccia verso l'alto. Allora, anche in questo caso qui, il ferro quando è allo stato metallico che numero di ossidazione ha? 0. Il ferro invece del cloruro di ferro che numero di ossidazione ha? Più 2. Diciamo, ecco, questo è proprio uno di quei casi in cui uno può fare, diciamo, riferimento al fatto che il cloruro di ferro è ottenuto formalmente dall'acido cloridrico per sostituzione dello ione idrogeno con lo ione ferro. Allora, dato che nell'acido cloridrico il Cl ha meno 1 come numero di ossidazione, ce l'ha pure qui, quindi il ferro dovrà per forza avere più 2. Quindi quella, diciamo così, quell'escamotage che vi avevo suggerito nelle lezioni scorse, ecco, qui potrebbe risultare utile, perché il ferro è un elemento di transizione. Gli elementi di transizione non è proprio immediato capire subito quanti elettroni perdono, perché hanno gli elettroni in S, gli elettroni in D, ne possono perdere 2, ne possono perdere 3, ne possono perdere 1. Allora praticamente dici, e io qua come faccio a capire il numero di ossidazione? Allora in questo caso qua, ecco, l'escamotage che vi ho detto, è perfetto. L'idrogeno, vediamo un pochino che numero di ossidazione c'ha qua? Più 1. Che numero di ossidazione ha qua?
Benissimo, quindi il ferro si è ossidato passando da 0 a più 2, l'idrogeno si è ridotto passando da più 1 a 0. Reazione di ossidoriduzione. Però anche qua il bilanciamento di questa reazione di ossidoriduzione è estremamente semplice. Perché? Perché praticamente noi abbiamo un atomo di ferro, un atomo di ferro. Qui abbiamo un atomo di cloro, due atomi di cloro, allora mettiamo un 2 qua avanti, due atomi di idrogeno, due atomi di idrogeno, bilanciato. Ok? Diciamo che questa reazione la potremmo scrivere in forma ionica. Forma ionica come verrebbe? Verrebbe così. Fe solido più H più acquoso più Cl meno acquoso. Avremo Fe2 più acquoso più H2 gassoso più Cl meno acquoso. Bilanciamo, uno di Fe, uno di Fe, stiamo a posto. 1 H più 2 H2, quindi che qua che cosa ci vorrà? Se c'è un 2 qua, qua che ci vuole? 2. Se c'è un 2 qua, qua che ci vuole? 2. Elidiamo. Quindi questa reazione qui in forma ionica è questa qui. È assolutamente equivalente la rappresentazione a questa. Però qua praticamente vi fa scomparire l'ione cloruro che praticamente non partecipa alla reazione. Va bene? Quindi, per quanto riguarda tutte quante queste reazioni, abbiamo visto praticamente che il bilanciamento è estremamente semplice. Diciamo, nel mostrarvi tutte quante queste reazioni, io vi ho anche fatto un pochettino di esercitazione, cioè abbiamo anche visto come si bilanciano, quelle là che si possono bilanciare a vista, questi sono i ragionamenti che bisogna fare. Cioè, voi dicendo praticamente, qua ce n'è uno di ferro e qua ce n'è uno, qua ci sono uno di idrogeno, qua ce ne sono due, devo mettere due qua avanti. Voi praticamente applicate ogni volta la legge della conservazione delle masse di Lavoisier, facendo questi ragionamenti sono sempre continue applicazioni della legge della conservazione delle masse. Ci sono però, ahimè, delle reazioni di ossidoriduzione il cui bilanciamento non è tanto agevole. Cominciamo un pochettino a vederle. Scriviamone una. Lo ione permanganato che ha formula MnO4- in soluzione acquosa può reagire con lo ione Fe2+ acquoso. Dunque, in queste condizioni, se è presente dell'acido, quindi in ambiente acido, vi verrà detto che l'ambiente è acido, abbiamo praticamente che lo ione permanganato si trasforma in ione manganese Mn+2 acquoso e lo ione ferro Fe+2 ferroso si trasforma in ione Fe+3 ferrico. Diciamo che questa è una reazione il cui svolgimento può essere proprio seguito visivamente, perché lo ione permanganato ha una bella colorazione intensa viola. Quindi praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo che mano a mano che la reazione avviene, la colorazione viola mano a mano scompare, perché lo ione manganese poi è in colore. Poi diciamo così, lo ione Fe2+ ha una colorazione che va sul verdino, invece lo ione Fe3+ ha una colorazione che va sul giallino marroncino. Ma la colorazione dello ione MnO4- viola molto carico accoppa tutte quante le altre colorazioni, quindi vedete solamente il viola. Cioè vedete praticamente che poco alla volta la colorazione viola scompare, purché sia presente dell'acido là dentro. Adesso come andate a bilanciarla? Beh, con l'applicazione soltanto della legge della conservazione delle masse questa non la riuscite a bilanciare. Bene. Allora,
Per il bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione più complicate, tipo questa qui, bisogna seguire, diciamo un protocollo. Io, diciamo, posso continuare? No, ogni volta arriva questo. Allora, riprendiamo. Bisogna seguire un protocollo. Io vi detterò sotto una serie di punti. Diciamo, sui libri non lo trovate. Se, diciamo, seguite questo protocollo, è una cosa, il protocollo sui libri non è riportato. Diciamo, ve lo dico io perché è molto utile, è molto semplice andarlo a mettere in atto. E poi è abbastanza proprio facile da ricordare. Quindi adesso ve l'ho detto, ve lo scrivete e lo andiamo a discutere assieme. Dunque, il punto primo del protocollo che bisogna seguire per effettuare il bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione, quelle là più complicate, per le quali non è sufficiente la legge dell'applicazione delle masse, il primo punto dice determinare il numero d'ossidazione delle specie che si ossida e il numero d'ossidazione delle specie che si riducono. Quindi, ripeto ancora una volta, determinare il numero di ossidazione delle specie che si ossidano e delle specie che si riducono. Punto primo. Punto secondo. Bilanciare gli elettroni. Ripeto, punto secondo, bilanciare gli elettroni. Punto terzo, bilanciare le cariche elettriche. Quindi ripeto, punto terzo, bilanciare le cariche elettriche. Punto quarto, bilanciare gli atomi di idrogeno. Punto quarto, bilanciare gli atomi di idrogeno. Punto cinque, fare il controllo sugli atomi di ossigeno. Punto 5, ripeto, fare il controllo sugli atomi di ossigeno. Se questo controllo dà esito positivo, avete finito l'esercizio. Se questo controllo dà esito negativo, cioè in poche parole, a destra vi trovate un numero X di atomi di ossigeno e a sinistra vi trovate un numero Y, vuol dire che avete sbagliato qualche cosa, perché anche nelle equazioni di ossidoriduzione, quelle più complicate, deve essere rispettata la legge della conservazione delle masse. Quindi se non vi trovate con l'ossigeno, voi col protocollo che io vi ho indicato bilanciate tutti quanti gli atomi. Bilanciando tutti quanti gli atomi, l'ossigeno si bilancia automaticamente da solo. Però, per controllare che non avete fatto errori, vi deve comparire lo stesso numero di volte a sinistra e a destra. Se non compare lo stesso numero di volte a sinistra e a destra, avete sbagliato. E che dovete fare? Dovete ritornare al punto 1. Chiaro? Vabbè. Allora, andiamo ad applicare questo semplicissimo protocollo a questa equazione di ossidoriduzione che vi ho scritto alla lavagna e vediamo come tramite l'applicazione di questo semplicissimo protocollo è abbastanza agevole, è un po' più macchinoso che nei casi precedenti, ma comunque non è una cosa particolarmente complicata. Dunque, la reazione di ossidoriduzione vi viene, diciamo così, presentata in questi termini qui. Vi si dice praticamente MnO4 più Fe più 2 che dà Mn più 2 più Fe più 3, e l'ambiente in cui avviene questa reazione è acido, quindi vi si dice ambiente acido. Allora, praticamente, diciamo, certi professori ancora più perfidi cosa fanno a volte? Vi dicono, questi sono i reagenti, l'ambiente è acido, devi sapere tu che cosa esce fuori. Diciamo che questo è in teoria possibile quando avrete studiato il capitolo dell'elettrochimica, che è l'ultimo capitolo del corso. Diciamo che se uno ha capito molto bene l'elettrochimica,
si va a vedere la tabella dei potenziali di riduzione standard, dovrebbe essere in grado di fare questo. Però deve avere capito bene l'elettrochimica, deve avere, diciamo così, proprio l'elettrochimica sulla punta delle dita. Diciamo che generalmente mi vengono sempre presentate in questa maniera. Questo è un corso di chimica di livello, diciamo così, abbastanza elementare, per cui non vi, da parte mia assolutamente non vi viene richiesto qualcosa del genere. Queste ritornano sempre quelle famose perfidie che si facevano in altri tempi a dire, vabbè, io a questo non ci ho schiattato, poi voglio vedere chi se ne risponde a questo, insomma. E si facevano queste cose di mobili. Comunque, lungi da me cose del genere. Ripeto, allora, punto primo cosa dice? Punto primo recita come segue: determinare il numero di ossidazioni delle specie che si ossidano e delle specie che si riducono. Il numero di ossidazioni dello ione del manganese, nello ione permanganato, qual è? Dunque, 4 per meno 2 meno 8. Meno 8 più x uguale? Meno 1. Meno 1. Quindi x meno 8 uguale meno 1. Lo portate il meno 8 dall'altro lato e diventa più 8. Più 8 meno 1 uguale più 7. Quindi la situazione del manganese più 7. Mi avete seguito in questo calcolo, ragazzi? Se non mi avete seguito, vi faccio l'equazioncina. Sicuro? Numero d'ossidazione del manganese nello ione manganese? Non sento. Nello ione manganese, Mn più 2, qual è il numero d'ossidazione? È più 2. Scusate, voi avete uno ione. La somma dei numeri di ossidazione di uno ione deve essere pari alla carica dello ione. Ci sta un atomo solo, quanto può essere? Più 2, è chiaro. Numero d'ossidazione del ferro nello ione ferroso Fe più 2, quanto è? Più 2. Benissimo. Numero d'ossidazione dello ione ferrico, quanto è? Più 3. Adesso, il punto 2 come recita? Bilanciare gli elettroni. Che significa bilanciare gli elettroni? Poiché la legge della conservazione delle masse vale anche per gli elettroni, cioè gli elettroni che vengono persi dalla specie che si ossida, vengono accettati dalla specie che si riduce. Quindi noi abbiamo che il manganese passa dal numero d'ossidazione più 7 al numero d'ossidazione più 2, quindi si riduce e perde quanti elettroni? 5. Quindi meno 5 elettroni. Bene. Il ferro invece passa dal numero d'ossidazione più 2 al numero d'ossidazione più 3. Scusate, questo si ossida, quindi il numero d'ossidazione passa al numero d'ossidazione più 7 al numero d'ossidazione più 2, quindi accetta 5 elettroni, non perde 5 elettroni. Il ferro passa dal numero d'ossidazione più 2 al numero d'ossidazione più 3, quindi perde quanti elettroni? Un elettrone, quindi meno un elettrone. Adesso, bilanciare gli elettroni, vi ho detto, significa che gli elettroni che vengono persi dal ferro vengono accettati dal manganese. Ogni atomo di manganese accetta 5 elettroni. Ogni atomo di ferro ne perde uno. Quindi quanti atomi di ferro ci vorranno per ogni atomo di manganese? 5. Ovviamente, a questo punto deve essere sempre rispettata la legge della conservazione delle masse. Quindi se ci sono 5 di ferro qua, quanti ce ne dovranno essere di qua? 5. Quindi ci andiamo a mettere un 5 qua avanti. Qui ce n'è uno di manganese e qui ne compare uno di manganese anche qui. Quindi a questo punto abbiamo terminato il punto 2. Va bene? Il punto 3 cosa dice? Dunque, il punto 3 dice bilanciare le cariche elettriche. Adesso, in una reazione chimica vale anche la legge della conservazione della carica, perché la carica elettrica non si crea e non si distrugge, per cui se ci sta un certo numero di cariche elettriche positive o negative, quelle che esse siano, a sinistra, anche a destra dovrà comparire lo stesso numero di cariche elettriche. Adesso, il bilanciamento delle cariche elettriche deve essere effettuato utilizzando ioni H+ se l'ambiente è acido, ioni OH- se l'ambiente è alcalino. Va bene? A
Allora andiamo a bilanciare queste cariche. Vediamo praticamente a sinistra quante cariche ci sono. Qui c'è una carica negativa. Qui praticamente ci sono 5 per 2, 10 cariche positive. Meno 1 più 10 quanto fa? Più 9. Quindi il computo globale delle cariche e dei reagenti è più 9. Per quanto riguarda i prodotti di reazione, noi che cosa abbiamo? Qui abbiamo più 2, poi 5 per più 3 quanto fa? Più 15. Più 15 più 2? 17. Più 17. Quindi siamo passati da più 9 a più 17. Per passare da più 9 a più 17, perché gli ioni HQ sono caricati positivamente, noi dove dovremo andare a mettere le cariche positive? Di qua o di qua? Di qua, tra i reagenti, perché dobbiamo aumentare, passare da 9 a 17. Quindi praticamente, e per passare da 9 a 17 quante cariche positive servono? 8. Quindi allora qui scriveremo più 8 HQ. A questo punto il punto 4 cosa dice? Bilanciare? Bilanciare. Scusate, questo qua, 8, benissimo, l'avevo detto e poi non l'avevo scritto io. Adesso bilanciare l'idrogeno, ci dobbiamo trovare lo stesso numero di atomi di idrogeno anche dall'altro lato, va bene? Qui ce ne sono 8, l'idrogeno quando reagisce in cosa si trasforma? Si trasforma in acqua, quindi allora dovremo andare a mettere acqua di qua. E quante molecole d'acqua dovremo mettere? 4. A questo punto la reazione è bilanciata. Però non siamo sicuri che abbiamo fatto bene, potremmo anche esserci sbagliati in tutto quest'ambaradan qui. Allora andiamo a fare il controllo sugli atomi di ossigeno. Qui ci sono 4 atomi di ossigeno, ce ne sono 4 anche qui. La reazione è stata bilanciata. Bene. Chiaro? Va bene. Adesso ragazzi, questo è, diciamo così, il protocollo che dovrete sempre seguire. Diciamo che sui libri spesso viene riportato il metodo delle semireazioni. Il metodo delle semireazioni in che cosa consiste? Consiste nel scrivere la semireazione di riduzione del manganese, la semireazione di ossidazione del ferro. Nel bilanciare ognuna di queste due semireazioni come se fossero delle reazioni di ossidoriduzione. Poi, diciamo così, andarle a moltiplicare per una serie di coefficienti tali che il numero degli elettroni in ballo in queste due semireazioni è lo stesso e poi andarle a sommare nel numero ambiente. Diciamo praticamente la stessa cosa di quello che abbiamo fatto noi adesso. A mio modo di vedere il metodo delle semireazioni è soltanto una inutile complicazione, per cui vi cito che ci sta, ma basta farlo in questa maniera. Chiaro? Va bene. Allora ragazzi, io adesso sospenderei, poi riprendiamo dopo pranzo, facciamo un altro poco di esempi e vorrei cominciare con il gas. Va bene?